A Fano è iniziato il controllo tecnico del ponte che attraversa il torrente Arzilla per delle verifiche dell'idoneità statica del manufatto. L'amministrazione comunale ha affidato le ispezioni dei lavori allo studio Petrelli, che già dalle 9 di questa mattina ha predisposto l'installazione di un piccolo cantiere. Siamo in una fase di diagnostica strutturale. In pratica noi dobbiamo fare le verifiche di vulnerabilità statica e sismica del ponte e la prima fase riguarda lo studio dei materiali di cui è costituito il ponte. Quindi siamo in questa prima fase di studio e verifica dei materiali che sono stati utilizzati per la costruzione del ponte. Allora, in questo momento stiamo studiando la stratigrafia dell'impalcato del ponte per vedere quali sono gli strati che hanno utilizzato per eseguire l'impalcato. Quindi facciamo dei saggi diretti con degli scassi in corrispondenza delle pile della mezzeria del ponte e approfondiamo le nostre indagini con delle endoscopie. Questo tipo di verifiche sia sul ponte dell'Arzilla sia sul ponte della Liscia. Noi abbiamo previsto una mattinata di lavori per fare questo tipo di indagini e per i relativi ripristini. Quindi lasceremo il ponte come l'abbiamo trovato. Le verifiche proseguiranno anche nella giornata di venerdì con un cambio alla viabilità, più precisamente il senso unico alternato dalle 9 alle 12 anche per il ponte della Liscia, per prevenire il degrado anche di questa struttura fondamentale della città. Queste verifiche che stiamo facendo è una cosa molto positiva per la cittadinanza, perché appunto è per la sicurezza di tutti i fanesi. Le verifiche sono sul ponte della Liscia e quello sul ponte dell'Arzilla, sono delle verifiche straordinarie, quindi verranno utilizzati dei macchinari, delle prove di carico proprio fisicamente sul ponte. È una verifica straordinaria, mentre invece annualmente noi facciamo delle verifiche ordinarie visionando diciamo i ponti e vedendo se ci sono dei problemi sulle strutture. Prossimamente penseremo ci saranno un momento in cui chiuderemo questi ponti per fare la prova di collaudo di carico sulla struttura.